Scusa, Jigen. Cerca di sbrigarti, devo correre a salvare Fujiko. È sicuramente a Chinatown. Ecco, è disinnescata. Staccati! Oh no! Che vuoi fare? Lasciami, ti prego, lasciami, smettila! Ma che modi sono? Controlla ovunque, le piastrelle devono essere da qualche parte. Quante volte devo ripetervelo? Vi ho detto che le ho lasciate tutte dentro la macchina di Lupin! Oh? Sappi che io non mi fido di chi mente sempre comunque. Se cerchi le piastrelle, sono qua dentro. Ah, bravo, Stalmob, quindi ce l'hai tu, bene, dammele. Non credi che qui ci sia una persona di troppo, Cinquei? Alla Fujiko, tu non li ce l'hai mai, quindi te ne starai lì finché noi non troveremo Lolo. Ecco, qui dentro sono queste. Adesso te le faccio vedere. Però anche queste sono tre. E come può essere? Che cosa volete che ne sappia? Io non ne ho la minima idea. Ma sì, conosco io il modo per farti parlare. Cosa fai lì dentro, stupido serpente? Esci subito e fai il serpente! Mi è venuta una bella idea. Voilà! Basta, smettetela! Vi dirò tutto quello che volete! Allora, palla, ascoltiamo! Credo che quella con la scritta incisa sia l'unica vera! Dici dove sono le altre piastrelle? Questo non lo so! È inutile, continua a mentire. Parla, Fujiko. Sbrigati a parlare, altrimenti farai una brutta fine, chiaro? Se lascerete libera la ragazza, non vi colpirò con la mia spada. Sta bene, arriverà tra poco. Per il Genghis Khan! Fujiko! Lupin! Io sono paralizzato, non lo vedi? Lupin, brutto bastardo! Il penitenziario di Alcatraz è veramente cupo. È stato abbandonato ormai da anni, ma si sente ancora l'olezzo della prigione. Al Capone lavorava alla produzione delle piastrelle, dunque quello che vogliamo dovrebbe trovarsi in quest'area del penitenziario.
00297. Era questa la sua cella. La maledetta Lupin, te la farò pagare molto cara. Eccole, forse ci siamo, ragazzi. Sei un genio, Lupin. Lupin. Ci sono due o quattro persone. Ehi, Lupin, hai trovato quelle cavolo di piastrelle? Allora? Calma, calma. Capito, ok? Ecco fatto. Ma dove sono tutti i lingotti? Non vedo niente. No. Ciao, siamo qua. Come ha fatto ad arrivare là? Ah, siamo qua. Ci avete sparato dei pupazzi di gomma e adesso siete caduti in una trappola e sì, sarà difficile che ora riusciate a uscire da questa buca. Con questo gas dormirete un bel po' e sognerete tranquilli, tranquilli. Lupin, so bene che ti trovi qui, vieni fuori! Ah, eccolo là. Ora ti prendo! Non ti muovere, se fai un passo sei morto! Che strano, non reagisce! Sei freddo! Ma cosa fa? Oh! Fermati! Quel maledetto me l'ha fatto un'altra volta, ma ti prenderò prima o poi! Addio, Lupin. Che cos'è quello? Allora mi dai i soldi che ti ho prestato per il rischio. Bene, ora che anch'io tolga il disturbo. Ci sentiamo, Lupin. Ma come? Te ne vai anche tu, Jigen? Al lavoro, Eva. Capito, anche stavolta mi tocca aspettare.